arrivati a Campo Galliano dopo un'ora e dieci, un'ora e un quarto circa di guida. Adesso ho ancora un'ora e un quarto vado alla Pioppa, mi fermo alla Pioppa, cioè, dovrei arrivare fino in sede con un'ora e un quarto, ce la dovrei anche fare, non posso stare a dire qui al che cosa mi impedisce di arrivarci, quindi mi fermerò alla Pioppa, poi domani mattina quasi con comodo prendo, vado a scaricare, che tanto ce l'ho in strada. E dopo devo andare a recuperare anche gli estintori, che li ho lasciati a fare il controllo semestrale. Li ho lasciati prima di partire, ma mi hanno fatto il controllo in gennaio invece che in febbraio, quando scadeva. Così adesso mi scade un mese prima, ci picchia. Quando sarà il momento, a luglio, vedrò se ho dell'ADR da fare, glieli lascerò da fare, e se no pazienza. Adesso per quelli non sarebbe il problema. Coincideva sempre la scadenza con qualche viaggio all'estero, per cui potevo giostrarmela andando fuori d'Italia, lasciavo gli estintori lì a fare il controllo e poi quando rientravo me li riprendevo. Così il tipo, nel voler fare una cosa veloce, che tanto aveva tempo, mi ha cambiato i giochi. Vabbè, pazienza. Allora, in autosole ci siamo entrati, adesso ci vediamo fra una mezz'oretta, neanche, per la Pioppa. A dopo, ragazzi. Allora, allo svincolo, anzi all'innesto, chiamiamolo così, all'innesto della A14 dell'Adriatica con l'autosole, ci sono arrivato. Sono 9 ore e 10 minuti di guida, arriverò alla Pioppa con, sì, vabbè, farò 9 ore e un quarto. A casa senza problemi, alla base senza problemi ci arrivavo, però come ho detto, motivi miei, meglio che mi fermo qua prima, poi domani faccio tutte le cose che devo fare e dopo vado a casa. Adesso vediamo un po' di trovare dove fermarci qui alla Pioppa.
dovrebbe essere murato. Ottimo. Il parcheggio grande, anche questo vedo che è messo mica male, però adesso di là un buco non più fa, non, cioè non un buco, un posto anche se creativo di là probabilmente è più facile da trovarsi che non qua. Certo, arrivare alle 8 la sera è l'orario ideale per noi. Per girare a cercare da fermarsi. Allora, poi oltretutto ci sono anche i lavori in corso qua che hanno rimpicciolito ulteriormente il parcheggio. C'è un frigo, se fra un po' si attiva il motore del compressore mi ritrovo compagnia per tutta la notte, meglio stare qua così. Allora, 9 ore e 15 di guida, alle 20:05 siamo arrivati. Signore e signori, spegniamo il motore, chiudiamo il baracchino, da Norimberga è stata una bella cavalcata, lunghetta, si è fatta sentire. Adesso segniamoci quello che abbiamo fatto. Abbiamo detto chilometri 341,209.
tengo dietro sempre l'appunto giorno per giorno, perché poi alla fine rischio di andare a dover cercare la roba e non mi ricordo, da questo l'ho fatto, sì, no, questo quando è che l'ho fatto, questo quando non l'ho fatto, ma perché, ma qui là, ma non mi ricordo, ma però aspetta bene, no, guarda lì, va. Cerchiamo di fare. Cerco, sono già bravissimo a incasinarmi la vita da me, cerco di tenerci un po' d'ordine così. Allora, ho fatto la bellezza di 720 km oggi. Vabbè, se non era per qualche cosa lì, sarei arrivato alla base già stasera. Ma purtroppo la base, cioè alla base ci posso andare quando mi pare, è dall'altra parte che non ci posso andare quando mi pare, quindi meglio starsene una notte in più in cabina, che tanto non mi cambia molto la vita. Perciò, ragazzi, buonanotte a tutti.